a chi era imbarazzante, ti chiamavano dalla portineria, do you like the girl? E like. Era una cosa imbarazzante, cioè ti chiamavano. Che facevi? Se io staltranno c'ho Esharawi, Vlahovic e Borja Mayoral, sì, s'abbracciamo. Scrive Andrea Di Carlo in la fusione tra Di Marzio e Rocco Hunt. Spietato, Efrem. Grazie. Andrea. Importante, ecco, che c'è stima, insomma. Rocco Hunt è attore porno. No! Buonanotte a tutti. Ho fatto l'accordo con Qatar. Il signore che c'ha il Paris Saint-Germain è il padrone del Qatar. No? Quindi voglio dire, l'Emiro 25 milioni ci fa una cena con qualche amica sua, una bella cena, però una bella amica pure, è bella mia, se fa pure brutte è Emiro mio, vabbè, quello se gli casca il portafoglio, vabbè, ho capito, gli fa il buco, vai, allora ho pensato che fosse, diciamo, facciamo un favore al Paris Saint Germain, che mi viene, io impazzisco a sta idea, cioè a Roma deve fare ma... il favore a Emiro, a Emiro, e faccia a noi, ripiatelo, che ne so, è contro a sto punto, la stessa Sky che non parla da Roma, si accende Piero, si infervora Piero, infuoca la Pierite. Ma quella che non è la foto di Floyd? Ma no, ma che senti, ma che dici, ma parla dopo, basta. Vai. Ecco, dobbiamo interromperci perché ci sono i nostri sponsor a cui vogliamo molto molto bene e sono indispensabili per noi. State lì. Questa mi piace. Si mazza la musica e questo è un gran pezzo. Abbiamo un ritmo. Jegu. Che fa così. Jegu. Jegu. Vuol dire che Jegu. Il mio saluto. Jegu. Mali mortacci di Pippo. Fonseca, che è un po' anticipato Pippo. Mi piace chiamarlo Pippo. Chiamalo Pippo, come Inzaghi. Anche perché mi fa tornare alla gioventù. È stato pure tema del weekend. Che senso, scusate, fatto? Meglio te lo dico. È stato tema del weekend. No. La donna romana, sì. Lei di più. Era una cosa fantastica. Ha detto questo. De Leo. Perché? La porno di Miano. C'è una porno star che si chiama De Leo, mi pare. Non perché io sia, insomma. Non perché. Cioè, no, perché sia. Guarda se De Leo c'è la porno star. Oppure con un altro nome. Lea di Leo. No, perché abbiamo trovato. Dopo abbiamo anche la foto che ti stampiamo. Vai, di queste 10 partite che come fa a sapere che la porno star si chiama di Leo? Di Leo. Vabbè, Massimo, se vuoi lo spiego pure, perché negli zapping notturni, non so se a te ti capita di beccare queste che stanno sdraiate su un divano che ti telefona, che così spegni il miardo, poi al telefono c'è una cosa. Io vorrei entrare nella capoccia. Vabbè, dai, finisci la risata. Se io vendo carne, devo essere esperto di scottona, di filetto, di tagliata e di quello. Se invece sono esperto di acque minerali, non posso vendere l'acqua minerale. Nella Roma, chi capisce di calcio? Vincenzo. E loro hanno scelto, 27 anni di vantaggio ci hanno avuto, grazie a... Vai, vediamo se la porta. Quindi, ma non è che non penso. Pensare negativo. No, cioè, ma se devi... penso negativo, la cosa succede. Piero, ma devi prendere il consiglio. Devi raffreddore, devi raffreddore. No. E se mi aveva raffreddore. Piero, io spero che Zaniolo torni. Io invece stavo bene. Capito? Allora, ma io mi auguro mette che. Mette la maglietta. E pensi negativo, le cose ti capitano. Grazie. Allora, se non sopporti le pressioni. Ma la vai da un'altra parte. Ti posso dire una cosa. Pazzi, i giocatori quando dicono abbiamo fatto tanti sacrifici. De che? C'è chi salza alle 4 di mattina per 800 euro al mese. Ma che stai a dire? Te stai a giocare a pallone, te stai a dirti e ti riempiono dei soldi. Ma quali sacrifici? Ma non più. Allora stoppiamo. Massimiliano, c'è chi perde il lavoro, porco Dio. Ciao! Dici. Questi fanno i sacrifici.
Grazie Piero. Grazie a te. Grazie. Grazie. Un abbraccio a tutti, a tutti i tifosi di Roma, anche magari a quelli in cui sto antipatico, non è un problema, l'importante è che siano tifosi di Roma.